Ex direttore del TG1 e del giornale Radio Rai, è stato direttore della Stampa e oggi editorialista del quotidiano torinese. Ma Marcello Sorgi è soprattutto un siciliano di Palermo che racconta la sua terra attraverso le pagine dei suoi libri, come Le sconfitte non contano. Così venerdì 1 marzo la libreria Ciofalo ha accolto l'illustre autore per la firma delle copie e per conversare con gli ospiti. Sorgi ha spaziato tra i vari argomenti e le curiosità suscitate dal libro, un racconto che lega perfettamente la storia della sua famiglia con quella della Sicilia. In particolare ripercorre la vita del padre Nino, che dopo la guerra torna dalla Toscana in Sicilia, diventa un noto avvocato e con le sue battaglie è al centro dei più importanti eventi del tempo e incontra autorevoli personaggi che hanno segnato quegli anni. Una grande occasione, quindi, per il lettore di rivivere mezzo secolo di storia, ricordando fatti e uomini rimasti indelebili nella memoria collettiva, non solo dei siciliani ma degli italiani. Ma la Sicilia trova spazio anche in altri libri, tanti negli ultimi anni e sempre molto apprezzati, tra cui Edda Ciano e il comunista del 2009, Le amanti del vulcano del 2010 e Il grande dandy del 2011. Quindi adesso Le sconfitte non contano, che dà anche l'opportunità di scoprire l'origine e il lato siciliano del giornalista, che è proprio allora di Palermo comincia la sua carriera. Nel capoluogo siciliano Marcello Sorgi vive 23 anni, frequenta il liceo, l'università, poi si trasferisce a Roma per proseguire gli studi e affermarsi come giornalista. Infine, tra una firma e l'altra, Sorgi parla ovviamente dell'attuale scenario politico dell'Italia, con il post-voto che ha lasciato il paese senza un governo certo, dividendosi tra la vittoria a metà di Bersani, l'errore di non candidare Renzi, il ritorno di Berlusconi e l'esploit di Grillo e del Movimento 5 Stelle, mentre incombe l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Una situazione che Sorgi definisce un ingorgo istituzionale.